Eccoci qui quindi alla prova sul campo della nuova corona di Thrustmaster, la 599XX30 Evo, replica del volante da gara della 599XX, presenta un diametro di 30 cm e un rivestimento in alcantara rispetto alla plastica che troviamo in quella stock. In questo caso l'abbiamo montato sul nostro T300 e lo andremo ad utilizzare con assetto corsa, in particolar modo sul circuito di Imola con una Ferrari del 2002, una Formula 1. Adesso facciamo un breve giro per vedere alla fine se questa nuova corona merita di essere acquistata per comfort e ergonomia superiori rispetto a quella stock. Facciamo questo rapido giro e poi vi diremo le nostre impressioni. Allora, abbiamo concluso il nostro rapido giro, un giro di test. E cosa possiamo dirvi su questa periferica? Allora, il costo è all'incirca sui 150-160 € se non sbaglio, online. L'ergonomia rispetto a quello stock è migliore, in quanto presenta un diametro maggiorato. Quindi soprattutto con vetture da rally e vetture stradali in circuiti molto tortuosi abbiamo un raggio di sterzata migliore in quanto avendo un diametro maggiore riusciamo a sterzare più velocemente, soprattutto nei tornanti. Quindi per l'ergonomia diciamo che è superiore rispetto a quello stock grazie a queste dimensioni maggiorate. Una cosa che non mi piace molto, in quanto però è ripreso dalla versione in quanto una replica, presenta la parte inferiore mozzata, come non so se siete bene, come le vetture da competizione. Soprattutto se siete amanti del drift, questa cosa la odierete, in quanto quando andate a controsterzare vi mancherà l'appoggio dove pensate che sia, invece è più basso e inoltre è spigoloso. Quindi per il drifting non è consigliato, secondo me. Per quanto riguarda il comfort, invece, è l'arma vincente di questa corona, in quanto, a differenza di quella stock, presenta un'imbottitura, seppur leggera, che permette una migliore presa e si affatica meno le mani quando utilizziamo questa periferica per molto tempo, in un periodo abbastanza lungo. Quindi per comfort è da acquistare a occhi chiusi, in quanto eviteremo il problema di dolori alle mani, eccetera. E per quanto riguarda l'estetica, invece, è molto bella, infatti è presente una placchetta in metallo centralmente, un rivestimento in alcantara davvero ben fatto,
Questa parte qui è in semipelle, a differenza di quello stock che è una plastica davvero brutta, addirittura presenta una vite posteriore molto fastidiosa. Le cuciture sono IDX, quindi molto belle. L'unica cosa che non mi piace sono le giunzioni presenti qui e qui. E per il resto i paddle sono ottimi, maggiorati rispetto a quello stock, solo per questione dell'aumento del diametro di 2 cm i tasti sono leggermente diversi, sono diversi la manopolina qui sotto rispetto a quello stock, che presenta comunque sempre le tre funzioni che ci permettono di assegnare diverse funzioni. Ho applicato a questa, per esempio, le visuali. Quindi vi consiglio l'acquisto di questo accessorio per il T300 o il TX. Se si è amanti soprattutto di vetture GT3, GT2, anche Formula, anche se non replicano la forma, comunque per guidare queste due vetture davvero nervose, che hanno un force feedback molto elevato, il comfort che offre questo accessorio è apprezzabile, in quanto non ci fa stancare le mani. Quindi se guidate abitualmente questo tipo di vetture, consiglio l'acquisto. Sì, se amanti del drifting invece vi consiglio di optare altro, di puntare su altro. Quindi, dallo staff di Stream Hardware è davvero tutto, vi rimandiamo alla prossima video recensione e quindi vi salutiamo e vi linkiamo sotto questo video la recensione scritta di questa periferica. Ciao!